perché le chiamate VIP a tutti i costi? Papà, ma perché VIP? Quelli non sanno fare niente. Appunto, papà, oggi per essere VIP non ne sapevi fare niente. Qua sono tutti VIP sono qua, perché sono tanti VIP, tutto quanto vanno fa. Ma sto una scena pazza, proprio pazza la verità, perché a tutti questi VIP non mi fine sopportà. Qua siamo tutti VIP siamo qua, grazie a televisione che ci dà notorietà. Ma sono VIP o sono monnezza, ma capisci la verità, se questi sono i VIP, io metto a fatica. E niente, papà, mi sono proprio demoralizzata per dire a tutte queste esaltate che vogliono essere VIP a tutti i costi, VIP a tutti i costi. Non ce la faccio più. Il mondo va a rotoli. Eh? Il mondo va a rotoli. Rotoli, rotoli. Rotolato, rotolato. Facciamo entrare il prossimo concorrente. Buonasera. 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 Uì, ma mi ricordo, voi siete la vecchietta. La nonna Brancacci, Brancacci, grande cognome napoletano, Mario Brancacci, buonanima Brancacci. Sì. La Varuggina vicino ai Catenacci. Devo sempre una pizza in barmambacci. Dopo sempre scappa senza lacci. Ah, a me fa su, mi scattava sulla lacci. Dite. La nonna Brancacci, che volete diventare VIP a tutti i costi? VIP a tutti i costi, VIP a tutti i costi. Voglio andare alla trasmissione che fanno per noi che siamo un po' più, diciamo, attempiate. Cioè, che siete? Attempiate. Che voglio mangiare, io meglio troviste, ma che si carne. Che si carne. Uomini e donne. Queste carni, credo una vendetta. Mio marito è morto 40 anni fa. C'è tu qualcuno che tiene qualche ditta con le veffoline, che sai, le scorze, le cose. Voglio fare per forza una trasmissione di VIP a tutti i costi. Che poi io pensavo che era una trasmissione comica, invece voi state proprio cercando la gente, io sentivo che dicevo, io vado a macellare, dicevo, è crisi, è crisi, è crisi. Dice, beh, va bene, io vado a domare a crisi, a crisi, a crisi. Io vado a stacciare, c'è lì, a crisi, a crisi. E dice, beh, non fa questo programma che ha fatto da tutto quanto. È crisi, è crisi, è crisi. Ah no, chi non dice né crisi, crisi, né crisi, crisi. Non ci stanno i soldi, la gente non c'ha più soldi. Ah, meno male, che a me si rise poco, ma mi rimane pure lo stomaco. Una volta per mezzo di risa c'è avuto un'esplosione intestinale. Esplosione? Sì, sì. E l'ultimo momento che si è venuto a casa, bello e buono, sono citofoni. Come sono citofoni? E non guardare un citofono a casa mia. Ma che è un citofono della nascita, no? Io non ci trovo, dice, in lotta a mattina, siamo ancora in due lì. E tamperì, si dice, noi siamo i testimoni di Genova, mettiamo un giornalino in da cassetta da posto. In lotta a mattina, la poi dice, ma non ci sapete, ma questi testimoni di Genova fanno proprio un corriere, che vanno proprio fuori dalla casa mia, a Genova, in lotta a mattina, io non ci sto. Ma io non è che per la Genova, non viene la Genova, si chiama testimoni di Genova. Ai cittadini saranno pure testimoni, però io sto dormendo. Ma non è una cosa che si chiama, ma dice bene, fatto dei due giornalini. Sono caduto un coppa a soglia da lavoro. Ma non siete caduto? Coppa a soglia da lavoro. La soglia! La soglia. Sono caduto e mi ha dispezzato o ginocchio. Mi hanno fatto la cosa. A risultanza magnetica, c'è il coppo ginocchio qua, mi hanno fatto. Dice che tengo l'artrosi. Che te dite? L'artrosi. È pure l'osso peloso. L'osso peloso? Dalle dame in metà la serie, è normale che è peloso l'osso, ma tutto è andato avanti. Dice no, allora facciamo anche un'analisi del sangue, un barico, quello che è sudato là dentro. Usate. Usando. Utilità come usando, dite? È sciuto un po' schiumoso, però è finito. Schiumoso? È schiumoso, pure usando della nacetta, no?
Ma che dite, ti sei riuscito sei un po' la tredicesima alta, che te ne fosse anche una bella parola, che te ne va la tredicesima alta, che si fa così combinato. No, che proprio la tredicesima. E poi dici che te con pochi polistiroli in dosa. E vabbè, ma tengo pure una certa età. Che tenite? Un polistirolo in dosa. A quanto tenite un polistirolo? A 200. E i trigliceridi a quanto tenite? A 150. Cazzo. Ma quello che siete fatti è stato un fegato. A quanto? A 50 euro chilo, si può fatta giù. Ma no, ora dai. Comunque ti ha dato pure un sangue schiumoso, però la legge è vecchia, è una brutale vecchia. Facci il programma, prendetemi, mi raccomando, la picciarella mo se ne fa. È incredibile, è andata così. Ma pure la verità. Era dura verità. La monna venirà. Ma pare che c'è stato appuntamento, mi sembra. Ah, no, mangiava ciccio. Gentilmente, fate accomodare il prossimo VIP. Buonasera. Buonasera. Come si chiami? Fede Falato. Ah, Fede Falato è il nome d'arte, ma è il nome proprio vero, qual è? Salvatore. Salvatore. E tua mamma come fa? Mamma, come fa? Come andava? Mamma di cognome, come fa? Ah, buono cuore. Ah, è buono il cuore tua mamma. Dove è buono il cuore? Se no, da quando devi andare in tardi. Senti, invece, padre, quando fa? Quando come fa il cognome? Ah, guerra. Chi fa la guerra che ha passato tutto il... Va bene, allora tu vuoi diventare VIP, perciò stai qua. VIP a tutti i costi. Hai visto? C'è te. Però è talentoso, E mi chiama nonna prova. Sì, chi si manna. Vabbè, allora facciamo una cosa. Vuoi diventare un attore? Un attore. Che quadro da, fammi capire. Uno scienziato. E lo tengo il film per te. Lo tengo il film. E il cantante, non ti piace il suo cantante? Come? Quando ne ho vero? Beh, signorina, tecnico, gentilmente, mandate proprio quella... L'imbasciata, la prima imbasciata, il primo atto di dolore. Guarda, adesso, dato che dite i cantanti, le ho vero, dici, non può che non piacerti questo qua, sicuramente. Io lo faccio bene. Mettiti un po' questa parrucca, Sami. Un po' più dietro. Sei bella. A casa c'è Raffaella Carrà. No, cantante Raffaella Carrà. E chi è? Il re dei cantanti neomelodici. Con caschetto. Nino D'Angelo. Cos'è Nino D'Angelo? Tu. Ti piace il canzone Nino D'Angelo? E fallo. E se sei musicista? Se sei musicista, andare a te hai sicuro. Senta, tu sai il canzone di Nino D'Angelo? Saccio solo dove. E cantali, ah! E fammi sentire, cantare. No, io l'ho qua. Vai. Ma già l'ho qua? Pappo con le patatine, poi c'è il cordone. Filmi solamente a pappo con le patatine, voglio vedere il colore della voce. Vai. Anticipo il pappo con le patatine. Pappo con le patatine. Che le fai a vendere i pappo con le patatine? Veramente è un successo enorme. Poi ci hanno ricordato. E che l'altro qual è? Però faccia la sana, fammela, pappo con le patatine, fammi sentire. Allora, solo tu pensi che sei, pappo con le patatine. Pappo con le patatine, poi ci hanno ricordato. Chi mi ci ha ricordato che si ti incontri, c'è studente a noi. Stai scherzando! Io ti provoco perché devo vedere le tue reazioni d'attore. E l'altro, sono curioso, l'altra canzone d'angelo. Fammi sentire. Ormai siamo soltanto tu siamo.
Però, e tu mi scordi il parò! Meglio, ho fatto in un altro, come fai a piscina? È di nate noi, devi fare prego. Piscina che dopo, fate prego. Va bene, adesso stava a ruta la carta. Vedi, sta a cutanè. Vedi, sta a cutanè. E lei va da cutanè. Prima, tu volevi fare lo scienziato? E avevi la medicina per te. C'è di mezzo, io tecnico, guardate questa mia... Questo rimedio, questo effetto speciale cinematografico. Agitare il rimedio in cuse. Agitare il rimedio in cuse. Non capite di stato cosa. Ammo, cavaglio. Ecco. Mi senti? Guaglio. Rissi. Ah. Rissi. Gli scienziati studiano, no? Leggono. Possano iniziare tutte quelle pozioni magiche, tutti i profumi, tutte quelle cose che... E niente al rosso. Gli occhiali si appannano. Prendi un po' di quella schiuma magica che ti ho mandato e mettila sopra agli occhiali. Sopra i vetri degli occhiali. Ma che ti vuole un peggio? Che ti va a dare la mano? È un peggio. È meglio così, il UECA deve rimanere a te. Gli ha spalle, non può più lei. Spalle. Davide! Stai te! E poi devi dire che io sono uno scienziato pazzo. Io sono uno scienziato pazzo. Bellissimo. Ma non ci vedi proprio? No. Ma troppo poco. E viene di lì, E cosa te ne devi andare? Come viene di lì? E te ne hai accusi, direi senza avere. Vai. Dai, non scacchi, vai. Non si affondi sotto alla macchina. Oscar, che si fa? Io già diventa famoso, già te la gente che sa ci fa tutte cose, ma ti faccio le belle pezze e recitazioni. Essere o non essere, questo è l'amleo. Finale qua, va. Io ho visto cose che voi mani non potreste proprio immaginare. Cose dell'altro monte! Ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Non so come fanno gli cimiteri se sono defunti, comunque, ognuno la da fare questa pianza, ognuno la da vedere i suoi pensieri. Ogni anno anche io faccio questa triste e magra ricevimento e vado al cimitero da ornare l'ornamento di Vicenza. Quest'anno mi è capitata un'avventura, ma non è se ci penso che paura! Mi è capitato che ci visto uno scubatore e un marchese che si appiccicavano. Però alla fine ha vinto lo scubatore perché ti aveva mazza a mano. Hai visto Oscar? Se ci vuole mita. Oscar, fammi diventare famoso. Oscar, gli appicci tutto così, capito? Guarda, certe volte rido per non piangere, perché le cose che stanno avendo in casa sono agenzie, sono incredibili. L'hai voluta rapi tu? Vogliamo fare una scommessa ancora? Ancora? Con una scommessa, dica che si bene, ma è buona. Tu dici che è buona? Io dico che è peggio l'altro. Pure io. D'accordo con mamma? Sì. Avanti! Buongiorno. Ah. Ricordate, sono il wedding planner. Andiamo, non passiamo, Marco, tu sei Marco Cristi. Nata la volta, non sono Marco Cristi, rinnego Cristi. Rinneghi Cristi? Sempre si è lodato, però no, dico, io rinnego, non sono Marco Cristi. Vabbè, insomma, ve lo giuro, io voglio diventare il più grande wedding planner della Campania, voi mi dovete aiutare. Ma che cosa proponi? Che proponi? Io do i consigli agli sposi. E dammi un consiglio per uno sposo che sa, voglio se andare a sposare. Allora, praticamente, mi raccomando, al ristorante, a chi lo sa presente, gli sposi, al meridione. In tre. Quando va buona. E qua, dice perché sono andato a fare le fotografie, a Rosso, da Basilicata. E ci arrivo prima, e da notte tutta a me bomboniere, e qua a notte, c'è sta sempre zia chat.
Non andate così, altrimenti tu andate a gattinare la mia. Che la casata il pantofolo, ragazzi, perché ci fanno male i cavoli. Che la bocca il culo cammina tutti in... E va verso il metro. E le sorelle, già mi capitano voi, fate qualche... Facendo figure in mezzo, vogliamo mio! Io sa che il favore è stato zitto! Amo pavato! Quando andavo detto, amo pavato, sono buttato pure i camerini, ragazzi! Si rivolge a me con una perfetta padronanza della grammatica italiana e fa... Buonasera! Innanzitutto, complimenti per la cena! Vi volevo fare una ton-ton! Io metto... Tite! È rimasto da tutto! Chi vi siete segni lo spiffo che parla nel maestro la manzana che è per me! No! È Pugano! Ugano, sei chi vegano? Di non dinosauro, ragazzi! Arrivederci! Datemi visibilità! Arrivederci! E non sono Marco Cristo! Arrivederci! Gesù, Gesù! Datemi visibilità! Guardate, chi se pazzo è pure, però dice delle cose vere! È saggio! È un pazzo saggio! Il caffè di stamattina, veramente una mattina, parla con Rubide, mi va dirla senza me. Da questo momento in poi lo sponsor della mia trasmissione sarà Caffè Safor. Caffè Safor, Caffè Safor, mi piace Caffè Safor, Caffè Safor, Caffè Safor, mi vai a regriare. Chiamatemi Francesco. Chiamatemi come volete voi, ma chiamatemi a fatica, se no vado a chiamare solo a buonanime papà. Che tua mamma non ci sta, si sta perdendo su un po' di roba. Alessandra! Alessandra, vuoi venire o no? Ah, oh, tengo che fa! Non ne posso la pensare se ah. Non sembra che fa, ma cosa sta facendo? Facciamo i servizi. Ah, vabbè, facciamo entrare il prossimo VIP! Salve! Agenzia VIP a tutti i costi? Sì! Finalmente vi ho trovato! Ma tu già sei un VIP! Me li conosco, tu sei Signorini! Signorina, prego! Guarda anche tu! Non sì. Parla, silenzio! Signorina, quanto tempo? Ma io sono così dalla nascita! Ma tu sei Barbara! Ciao Barbara, ti stavo cercando! Ma chi è quello, tuo marito? Sì! Che rispondi tu? Che hai capito? Fai rispondere a lei che non c'ha la lingua, scusami. Scusami. Rispondi là. Rispondi. Ciao Barbara, come ciao, stai? Ciao, bene, grazie. Tu? Molto, molto bene. Guarda, mi sono fatto un nuovo fidanzato. Ah, presentati. State zitti, non parlo. Allora, ma perché ti sei messo quello a fianco? Ma che cafone, proprio. Questa? Sì, proprio non stavi meglio con l'altro, veramente. Guarda, non ti riconosco proprio più. Hai ragione. Bene, presentaci a questo giovanotto. Questo, non parlare, ti ho detto, no, quello c'ha un po' di problemi di lingue, capito? Bella buona sciulea. Che fa? Sciulea. Oddio, mi ha sciuleato. E quindi ogni tanto glielo devo un po' stoppare perché esagera, capito? Così. E quindi niente, senti, ti voglio chiedere una cosa, c'ho un piccolo problema con questo orologio. Oh! Eh sì, perché non so perché, ma mi sa che non va bene. Tu che ora fai? Io mezzogiorno. Vedi? Il mio va alla mezza. Vuoi mettere mezzo la rete? Sì, farà così, gliatevene tutti e due, gliatevene. Come, già ce ne andiamo, scusami, sì. Ma non mi fai salire un attimo? No, dopo, sta cosa che te devi hai. No, per favore, abbi pazienza, sono venuto fino a qua, adesso mi fai entrare. Ma la prossima volta, perché per me sarà un onore. C'è niente da fare, sei cafone. Saluta, tanto sì, andiamo. La gente scende la mattina proprio si portano tutte cose appresse a forgace, vero? Lui capisci, se a chi non ha pure nulla fatto dice una fatta di parola, a chi lo vuole io. Evidentemente è meglio così. Ti
Tieni meglio sto vestito, di. Mi hanno detto che sembra una libellula. Una libellula vestita da ippopotamo. Alzi te. A questo punto. Pensi che può bastare. Qua sono tutti VIP sono qua, perché sono tanti VIP, tutto quanto vanno fa. Ma sto una scena pazza, proprio pazza la verità, perché a tutti questi VIP non mi fine sopportà. Qua siamo tutti VIP siamo qua, grazie a televisione che ci danno d'età. Ma sono VIP o sono monnezza, ma capisci la verità, se chi sono i VIP, io metto a faticare. We'll be right back.